qualcuno ha visto la balena bianca? Onda per onda batte sullo scoglio, passa le vele bianche all'orizzonte, monta rimonta or dolce or tempestosa, l'agitata marea senza riposo. Ma onda e sole e vento e vele e scogli, questa è la terra, quello l'orizzonte. Dal mar lontano il mar senza confini, non è il libro mare senza sponde, il mare dove l'onda non arriva, il mare che da sé genera il vento, manda la luce e in seno la riprende. Il mar che ci dà sua vita in mille vite, suscita e cresce in una sola vita. Ahi, non c'è mare cui presso lontano varie sponda non gravi, e vario vento non tolga dalla solitaria pace. Mare non è che non sia uno dei mari, anche il mare è un deserto senza vita, arido, tristo, fermo, affaticato, ed il giro dei gironi e delle lune, il variare dei venti e delle coste, il vario giogo, sì lo lega o preme, il mar che non è mare, sa anche mare, ritrova il vento, l'onda affaticata, e la mia chiglia solca il vecchio solco, e se tra il vento e il mare la mia mano regge il timone e drizza la vela, non è più la mia mano che la mano di quel vento e quell'onda che non posa, che senza posa come batte l'onde, che senza posa come vola il nembo, sì la travaglia l'anima solitaria a varcar nuove onde senza fine, fingere all'occhio fisso l'orizzonte, dove per tramontar sorge il sole. Al mio sole, al mio mare, per queste strade, della terra o del mar mi volgo invano. Vana è la pena, vana è la speranza. Tutta è la vita arida e deserta, finché in un punto si raccolga in porto, di se stessa, in un punto faccia fiamma. Ehi là, amici naviganti! Come state? Fatemi fare gli onori di casa, anche se ormai se siete capitati qui non può più certo essere per caso. O forse sì. Se mai fosse quello il motivo per cui siete qui, il mio nome è Capitano Aldo, autentica belva di mare. E la ciurma che mi attorna è quella di IPN, Italian Podcast Network, più la storyteller Barbara Favaro, editor e curatrice dell'audio. Solitamente, a bordo di questo veliero si fanno escursioni avventurose, ci si avventura per argomentazioni ardimentose e controcorrente. Abbiamo trattato diversi argomenti interessanti e quello di oggi non vuole essere da meno. Parleremo di istruzione. Sì, di istruzione. Proporrò un nuovo abecedario di idee, intuizioni e soluzioni che, per me, potrebbero risollevare le sorti della scuola, del sistema scolastico italiano in generale e anche dell'istituzione scuola globalmente conosciuta. Prima di imbatterci nella puntata, vi svelo l'autore della poesia che avete ascoltato in apertura della puntata. Si chiama Carlo Mikkelstater e la sua poesia titolava Onda per onda batte sullo scoglio. La musica d'apertura proveniva dalla scatola di cioccolatini che è quella frangia di musica italiana sopravvissuta alla mia critica sferzante della seconda puntata. Parliamo di Elisa con la sua Fresh Air. E ora, naviganti, via le ancore! Come sarebbe la scuola dei vostri sogni? Beh, me lo sono domandato a lungo anch'io, e ne sono venuto a capo con alcune parole chiave che per me rappresentano le fondamenta per un completo ripensamento della scuola. Ad esempio, A come amore. Pensiamoci un attimo, passiamo tutta la vita a nutrire questo sentimento, a venirne risucchiati costantemente, a diffonderlo, a farci i conti, e nessuno ci insegna come metterlo in pratica. Mi spiego meglio. Appurato che l'amore è un'intelligenza e non una semplice emozione nella pancia, non potremmo insegnare ad amare le nuove generazioni dall'asilo sino ai master universitari? Amore 4 ore alla settimana, con esercizi di compassione, empatia, giochi di ruolo, di solidarietà, con trasmissione di valori che rappresentano il meglio della nostra umanità. Possiamo fare senza l'algebra, male che ci vada, o possiamo trascurare l'educazione fisica, ma
Com'è possibile che l'intelligenza dell'amore venga tagliata fuori dal pilastro della nostra vita che è l'istituzione scolastica? Certo, gli insegnanti di questa disciplina andrebbero selezionati con molta cura, e meglio se volontari, altrimenti penserebbero al loro stipendio come tutta la stragrande maggioranza. Quest'idea mi fu suggerita da un attivista politico, clown dottore e fiero oppositore del regime capitalistico, di nome Patch Adams, rivoluzionario dei nostri giorni che ha dato vita al Gesundheit Institute, il primo ospedale gratuito della storia in cui sono stati eliminati il 75% dei costi, in cui tutto il personale riceve $300 al mese e in cui ci si prende cura dei pazienti a tempo pieno con tutte le modalità e dunque comicità, arte, cura degli animali, teatro, meditazione. Quest'uomo, al quale potete scrivere sorprendendovi che vi risponda, e lo fa con tutti, io ho provato ben più di una volta, è impegnato anche in 9 viaggi umanitari l'anno, in cui diffonde questa sua filosofia di vita e distribuisce anche l'occorrente ai paesi che non hanno strutture o mezzi sanitari. Io mi domando come un uomo del genere non abbia ancora vinto il Nobel per la pace e l'abbiano invece vinto l'Europa e Barack Obama, sempre pronti a sganciare bombe e a mostrare il loro predominio con la coda di pavone. Ascoltiamolo un attimo. Hello! My name is Patch. I work for peace and justice. For example, 30 years ago, as a clown, I said, how can I stop public violence? For example, you're in a grocery store, you turn the aisle, there's a parent and a child fighting. And so I think, hell, I can stop that fight. So what I did is I decided to pull up my pants legs like this and pull up my pants and reach in my pocket here, if I can, and pull out a nose. And believe it or not, it stopped the fight 100% of the time in 30 years. It represents 6,000 fights. But I want to show you some new technology I'm using. I call it the triple threat. B come biblioteca. Le biblioteche nelle scuole sono spesso minuscole, piene di polvere e gestite da sonnambuli disinteressati. Dobbiamo capire che la letteratura non deve essere cosa di nicchia, deve essere un passo a due con gli studenti, altrimenti tutto lo sforzo per creare dei validi saperi è vano. Bisogna rifare le biblioteche, magari spezzettandole in distributore di libri gratuiti all'interno delle scuole, con volumi donati dagli insegnanti o dagli studenti stessi o da bibliofili generosi. Sarebbe stupendo se si organizzasse uno scambio di libri una volta al mese, in piena libertà, così come sarebbe esaltante i professori la smettessero di pretendere la lettura di libri che non piacciono perché sono pesanti come alberghi da tenere sulla punta del naso. Consigliare non è obbligare, mi auguro ve ne siate accorti. Io sento di aver sprecato il mio tempo leggendo I Malavoglia e I Promessi Sposi. Io ne avrei fatto volentieri a meno di un'altra puntata di Beautiful scritta per carità meravigliosamente. Obbligare a leggere dei testi solo perché ritenuti capisaldi della letteratura del proprio paese è un abominio paragonabile a obbligare i propri studenti a fare l'amore con pornostar d'eccellenza per non perdersi le magie del sesso. Lasciate che siano i vostri studenti a trovare la loro strada. Il vostro dovere è invogliare, non costringere. Se uno non si vuole leggere Calvino ma George MacDonald, lasciatelo fare, avrà valutato lui cosa tralasciare e cosa esplorare. Tanto la vita è un po' più massiccia della Divina Commedia. E poi voglio dire, ho frequentato una scuola in cui mi hanno insegnato chi fosse Carducci e non Emily Dickinson. E allora, fuori dai denti, si può anche ventilare l'impiccagione, no? C come creatività.
Oh, e qui tocchiamo il tasto dolente. A scuola la creatività è ordinariamente annichilita, diciamocelo pure. Quante ore vengono spese per spingere i propri studenti a dare un contributo a quanto viene insegnato durante le ore di lezione? Avete detto zero? Credo sia la risposta che più si avvicini a quella esatta. La creatività, che è uno stimolo sorprendente, a scuola viene messa in stand-by, ancora incartapecoriti nella nozione di scuola come travasamento di saperi da docente ad alunno. La stessa impostazione delle lezioni, se ci pensate, è un inno alla noia. Si viene inchiodati per 5 ore a una sedia ad ascoltare, 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 il più delle volte gente che non ha nulla di interessante da dire. Ed ecco che la cattedra diventa l'occhio di bue per il docente di turno che spesso fa il suo show lisciandosi le piume di boa. Non ci siamo proprio. Il primo video che YouTube suggerisce digitando la parola creatività in inglese dà un po' di spunti per tenerla sempre viva. Qualche esempio: ascoltare musica, cambiare posizione di studio, abbandonarsi per qualche secondo alla spontaneità dell'improvvisazione, tenersi informati su quanto accade intorno per trarne qualcosa a proprio vantaggio, eccetera, eccetera. Ecco, immaginate se questo venisse traslato in classe, se la musica fosse una costante, se le aule non fossero la prigionia per gli studenti ma solo un approdo temporaneo di massimo 2 ore, poi turnover e via. Se ancora la libera espressione fosse incentivata e non ritenuta inutile, fuori luogo, sempre inappropriata. Mannaggia. Di come divertimento. Eh sì, perché nessuno si diverte a scuola se non in qualche laboratorio pomeridiano. Vi siete mai chiesti perché? Sono convinto sia difficile, molto difficile, tenere una classe di 30 persone attenta. Ma troppo spesso ho visto un totale disinteresse dall'altra parte, una freddezza emotiva senza pari, e non mi stupisce quindi che ci siano sbadigli e chiacchiericcio dall'altro. Ma perché un insegnante deve essere incravattato nella sua boria noiosa? A che giova? A lui che si sente potente, ma poi? Perché non introdurre una pausa giocoleria dopo 40 minuti di lezione? Perché non sgranocchiare pasticcini mentre si ascoltano danze celtiche dopo 2 ore di letteratura? Perfino il più appassionato degli appassionati si frantuma i testicoli dopo 4 ore a far entrare informazioni non stop nella sua testa. Un po' di brio, su, basterebbe che ogni insegnante desse il suo contributo di divertimento. Chi una barzelletta, chi una gara di braccio di ferro, chi un limbo contro i peggiori studenti sfidati per l'occasione. Invece no, bisogna annoiarsi per forza, fare da spalla all'ego degli insegnanti e attendere con sovrumana pazienza che l'intervallo venga ad ossigenare il cervello. Perché è pur vero che la motivazione bisogna darsela da soli, però mamma mia, dovrebbe pur esserci un mutuo avvicinamento tra le intenzioni, no? Così che si possa avvicinare anche la riuscita del progetto in sé. Io ho presente il mio insegnante di italiano che si congratulava da solo per le pessime lezioni di italiano che faceva. È bravo stronzo, mi verrebbe da dire. Anche se c'è chi lo direbbe meglio di me. Stronzo. Arravogliato sta in coppa un marciapiede in una speri sole. Un moschiglione trondiglia attorno e te canta nonna nonna. E tu dormi, stronzo. Ma state dicendo a me? No, no, dicevo al professore. E come educazione sessuale. Sì. Sono convinto sia indispensabile. Introdurre degli adolescenti al mondo complicato dell'affettività, inscindibile comunque dalla sfera della sessualità, è un compito che un'istituzione seria come quella scolastica, pilastro della società, ricordiamolo, dovrebbe assumersi. Non capisco quelle madri che si scandalizzavano quando psicologi esperti, quindi gente che sapeva il fatto loro, mostravano agli allievi come infilare un profilattico. Davvero non me ne capacito. Il profilattico salva la vita. Come vi salta in mente di gridare allo scandalo?
Meglio avere figli con le malattie venere di nascosto o ragazze incinte in età inaccettabile solo perché completamente ignoranti? Solo perché la loro formazione passa da giornaletti come cioè? Siamo stanchi di formarci grazie alla cucina o con i tutorial di internet su come si srotola un profilattico. Ma perché non imparare questo e altri milioni di cose in un ambiente sicuro, protetto, che si vanta di trasmettere il sapere? Con la precocizzazione biologica, i bambini diventano uomini sempre più alla svelta, accelerando tappe che anni fa richiedevano molto di meno. Continuare a pensare alla salute di questi giovani con schemi mentali vecchi di 15 anni fa è insensato e oltraggioso. Quindi mi verrebbe solo da sbottare dicendo: svegliatevi, bigotti della domenica. Dovremmo avere persino distributori automatici di profilattici in ogni scuola, oppure gente volontaria pronta a regalarli fuori dalle scuole come gli album di figurine quando io ero un bambino. Possibile che ancora oggi il sesso ci faccia strano e non se ne possa parlare a scuola? Ma Diogene di Sinope non ci ha insegnato nulla. F come fratellanza. Un vocabolo stupendo dal sapore dolcissimo in bocca. Il mio obiettivo per l'umanità, una parola senza misura. Ho sentito di recente da alcuni miei coetanei l'obiettivo di portare all'interno della loro scuola un po' di patriottismo. E il mio sconcerto è sempre lo stesso. Sono contrario ad ogni esaltazione della patria. Non posso scordarmi tutto d'un colpo del nazionalismo che ci ha portato a distruggerci gli uni con gli altri e che ancora oggi ci pone agli antipodi, persino nel posto in cui viviamo. Non sopporto le divisioni, per indole e per esperienza. E grazie al cielo sono nato in una famiglia che è una perfetta commissione tra Nord e Sud Italia. Questo chiaramente mi ha permesso di sentire discriminazioni dall'una e dall'altra parte, sin da quando ero piccolino. Con mio profondo ribrezzo, devo ammettere. All'età di 20 anni il capitano sogna gli Stati Uniti del mondo, un'umanità che la smetta di valorizzare le differenze e si metta a valutare le verità che abbiamo sotto gli occhi. Siamo esseri umani, punto e basta. Pensiamo per un attimo a come sarebbe un mondo che, nonostante le svariate lingue conosciute, studiate e meravigliose, parlasse come lingua ufficiale l'inglese. Una sola lingua ufficiale, senza prevaricazione dell'Inghilterra, ma con un senso pratico, dato che è una lingua che è già diffusissima e che quindi sarebbe da scellerati riportare indietro bloccando nello studio. Ma uno studio serio, dico io, non come quello che mi sono beccato io, che per imparare ad avere una conversazione decente me ne sono dovuto andare su Gay Avenue, che cazzo! Se avessimo l'inglese come perenne sottotitolo al nostro meraviglioso italiano e si dessero in cambio come lingue importanti, certo, ma con il rispetto che l'una potrebbe portare all'altra, riconoscendola come madre unificatrice, pensate che meraviglia. E se facessimo un inno solo per la terra, sottoscritto da tutti i paesi che esistono in questo mondo, e ci sbarazzassimo delle bandiere e dei colori da stadio? Se ci sbarazzassimo anche di ciò che ci rende intolleranti gli uni agli altri e ci schierassimo verso l'obiettivo di essere umani per davvero e fino in fondo? Io immagino un mondo senza fanatismi religiosi, senza culti, senza sette, ma solo con tanto desiderio di stare insieme. E dunque no, non introdurrei affatto il patriottismo a scuola. Pone il divisorio con tutti quanti e anche con tutti gli altri studenti che accogliamo nelle nostre scuole. L'unica patria è la terra. La nostra storia, anche quella più gloriosa, è sempre la storia di esseri umani. Non ha senso mitizzarli con colori e senso d'appartenenza. Noi apparteniamo a questa terra. Ripeto, se lo picchino in testa gli aderenti ai califfati del Mustafa di turno e i facinorosi del tricolore smaccato, non possiamo amarci e basta e piantarla di fare i cinici bastardi? E da qui è pronta già la prossima lettera. G come gruppo. Lavorare in gruppo, sì, me lo impongo anch'io che senza averlo scelto sono un lupo solitario. Stare insieme è fantastico, il lavoro di equip non ha uguali e se ci si unisce per un obiettivo, beh, non c'è ostacolo che tenga. Famose una ballata tutti insieme allora e, per promuovere la pace, mi auto-obbligo all'accettazione di un genere musicale che in altri contesti detesto. Quindi, diamoci un po' di reggae. Inspiration to hear it go, reaching out for something deep.
something where you living for. Cause everywhere things are going bad. And I'll bless you with God, a better place. The way in a friendly place. But that's the place our children will go. Let's talk about love. Let's talk about future on the walls and crowns of this time. So the future generations will find love is crying. Let the wind blow, let the rain fall. Cross the world from the east to the western side. But please hide from the children the ugliness of this generation. Could you please spare them the killings? Cause you see them are full of. Come intimità. L'intimità non è una cosa da zozzi. Raggiungerla richiede uno sforzo notevole e costante, ma così appagante alla fine. Siamo abituati a pensare che un rapporto docente-studente debba essere freddo, distaccato, privo di emozioni condivise. Ma chi l'ha detto? Non funziona meglio un rapporto se vi sono di mezzo rispetto e amicizia? Non capisco perché non si possa giocare d'astuzia e creare un legame prolifico e costruttivo. O forse gli studenti sono un po' cazzari e gli insegnanti hanno la coda di paglia? Ma riflettiamo. Descrivi il caute in cui tu me le panti tremo prima quando mi appinci ma ti pigli sbaglia. L come lingue. No, non è una contraddizione dire che vorrei avere una lingua unica e allo stesso tempo dire che vorrei si puntasse più sulle lingue. Avere tante meraviglie non vuol dire privarsi della condivisione di una meraviglia comune. Studiare molte lingue non vuol dire rinunciare a quella lingua che ci tiene saldi al resto dell'umanità, bensì significa scavare un cunicolo che per noi era inesplorato e favorire quella stessa idea di pace e di incontri che dobbiamo fare nostra per non estinguerci entro questo secolo. E badiamo bene che il pericolo è alto. Ride punane, ride punane, ma ride punane. The feeling of punani. Is you Madonna? You my driver? Is you Madonna? Your Babylons look less big than they do on the telly, but I still definitely would. You wish. I do actually. M come musica. Hey, Mr. DJ, put a record on. I wanna dance with my baby. Perché così poca musica insegnata a scuola? E perché se la si insegna solo storia della musica e quindi lirica, opera classica e tante ragnatele vengono menzionate? E Brian Eno, Peter Gabriel, Bob Dylan, niente? E le nuove generazioni devono crescere senza lo stimolo di sapere chi fosse Barry White o Sid Vicious? È certo che uno può farlo anche da solo questo percorso, ma sarebbe incoraggiante se quest'arte senza pari venisse sollecitata e divulgata in un edificio che si prefigge di formare i nuovi cittadini. Bisogna macchiare le ali di questi bambini, ragazzi, giovani, adulti d'incanto, e chi meglio della musica può farlo? Bisognerebbe disporre di musica ovunque, in ogni corridoio, mettere le cuffie ai distributori di CD da ascoltare come nei negozi di musica che stanno scomparendo, e anche ai laboratori pieni di strumenti, volontari schitarranti, arpiste in tutù. Che immaginare di più potente per riuscire a istruire un essere umano? N come... non mi viene niente. Accidenti, tragedia. O come orario. Eh sì, l'orario scolastico dipende dall'offerta formativa di una scuola.
Però sono straconvinto che ognuno di noi, sotto sotto, covi il desiderio di averne uno costruito a modo suo. E così ho fatto anch'io, come d'altra parte già scrissi sul blog. Le ore sarebbero dalle 9:30 fino all'1, stacco di pranzo e si ricomincerebbe alle 2 fino alle 5:30. Niente compiti a casa e sentite che materie. Erbologia, musica, sciamanismo, paroliberismo, occlumanzia, solidarietà, islandese, inglese, spagnolo, tedesco, poesia, hockey sul ghiaccio, ippica, demonologia, astronomia, astrologia, tecnologia, biologia ma soltanto esperimenti, arte contemporanea, sociologia, francese. Che ve ne pare? Scrivetemi sul vlog ilvelieropodcast.wordpress.com le vostre impressioni oppure via email aldodeking@hotmail.it. Rispondo a chiunque, insulti compresi. P come parità. Troppo spesso i professori sfoderano un'arroganza senza pari, permessa solo in un contesto in cui la circolazione del potere è concentrata nelle loro mani, come avrebbe notato Foucault. Quante volte abbiamo avuto voglia di ricorrere alle nostre forze per fare fisicamente del male a un ghigno sarcastico, a un'incomprensione evidente o un'ingiustizia permessa con tanto di sorriso? Avere più tatto da entrambe le parti sarebbe auspicabile. Ma dalla parte dei professori è ancora di più, visto che dovrebbero essere adulti con laurea a sostenere la loro intelligenza. Le gerarchie devastano ogni rapporto sociale, normalizzando l'esercizio di un potere dispotico attuato su un'altra persona. Vogliamo davvero questo? Preferiamo davvero che 30 persone si alzino per augurare un buongiorno cantilenante a una relazione onesta e sincera tra individui che cooperano per raggiungere un obiettivo comune di conoscenza? Facciamoci questo interrogativo e cerchiamo di darci una risposta. Q come quando viene dicembre. Perché bisogna sapere che quando arriva dicembre ogni scolaro vorrebbe aver cambiato vita. Il motivo? Interrogazioni random, non stop, verifiche ad ogni ora, colpi di scena, scatti d'ira dei professori e molto molto altro. Sembra che il sussulto ormonale di un professore qualsiasi sia pari alla raffica delle ventole di un ventilatore in un tornado. L'avete capita? Questa era un po' sottile. R come rosso. Che c'entra il rosso, vi starete chiedendo? C'entra, perché uno studio cromoterapeutico attribuisce al rosso proprietà assolutamente incoraggianti. Pensate che in russo la radice di rosso, krasny, e bello, krasivi, è la stessa. Una ragione ci sarà, no? Colore che un tempo era affiancato al concetto di eleganza, senza dubbio. Basta pensare ai vestiti preziosi dei cardinali di questo colore, e anche del papa, prima che scegliesse l'abito bianco. Ma con l'ascesa della borghesia prese a indicare anche un modo di protesta, di ribellione, ispirato alla figura di Marte, dio della guerra, o dello stesso pianeta, che è ricco di ossidi in superficie che gli conferiscono per l'appunto il tipico colore rosso. Nell'ambito alimentare il cibo del colore rosso è spesso veicolo di straordinaria importanza, visto che incrementa il sistema linfatico affinché venga facilitato il processo di rimozione delle scorie. Nella cromoterapia, infatti, il rosso è consigliato quando manca la capacità di provare delle emozioni, oppure quando si è vittima di apatia o persino di depressione nei casi più gravi. Il rosso insieme al nero viene associato al primo chakra, il Muladhara. Si tratta del chakra che si trova alla base della spina dorsale, nella zona del perineo tra genitali e ano. Gli organi corrispondenti sono i piedi, le gambe, le ginocchia, il bacino e la colonna vertebrale, e anche altri che troverete nel link che vi posterò. Il senso corrispondente a Muladhara è l'olfatto. Perché un excursus su tutto questo? Perché non si vede quasi mai questo splendido colore nelle scuole o nelle aule, nemmeno se sfumato e nemmeno se carminio. È un vero peccato se penso alle pareti verde pisello della mia vecchia scuola. E dai, eh!
Riprendiamo subito la traversata. S come silenzio. Insegnare e condividere la pratica del silenzio nelle scuole sarebbe ottimale per indurre i propri studenti ad un ascolto consapevole. Entrare in questa logica gioverebbe tanto agli alunni, spesso chiacchierini e rumorosi, quanto ai docenti, spesso incapaci di mostrare sbadigli e nervosismi. Perché non introdurre nel bagaglio delle ore dedicate a educazione fisica anche meditazione? Perché non sposarla con la letteratura? E come si fa? Come si fa? Si fa così. Vai, Pablito. Ora, lasciatemi tranquillo. Ora, abituatevi senza di me. Io chiuderò gli occhi e voglio solo 5 cose. 5 radici preferite. Una è l'amore senza fine. La seconda è vedere l'autunno. Non posso vivere senza che le foglie volino e tornino alla terra. La terza è il grave inverno, la pioggia che ho amato, la carezza del fuoco nel freddo silvestre. La quarta cosa è l'estate, rotonda come un'anguria. La quinta cosa sono i tuoi occhi, Matilde mia, beneamata. Non voglio dormire senza i tuoi occhi, non voglio esistere senza che tu mi guardi. Io muto la primavera, perché tu continui a guardarmi. Amici, questo è ciò che voglio. È quasi nulla e quasi tutto. Ora, se volete, andatevene. Ho vissuto tanto che un giorno dovreste per forza dimenticarmi, cancellandomi dalla lavagna. Il mio cuore è stato interminabile, ma perché chiedo silenzio. Non crediate che io muoia. Mi accade tutto il contrario. Accade che sto per vivere. Accade che sono e che continuo. Non sarà dunque che dentro di me cresceranno cereali, prima i giorni che rompono la terra per vedere la luce. Ma la madre terra è oscura. E dentro di me sono oscuro. Sono come un pozzo nelle cui acque la notte lascia le sue stelle e sola prosegue per i campi. È che son vissuto tanto e che altrettanto voglio vivere, ma io mi son sentito se sonoro. Mai ho avuto tanti baci. Ora, come sempre, presto. La luce vola con le sue api. Lasciatemi solo con il giorno. Chiedo il permesso di nascere. Vedete? Questa poesia era di Neruda e si intitolava Chiedo silenzio. La stessa richiesta degli insegnanti detta decisamente meglio. Words like violence break the silence, come crashing in into my little world. Painful to me, pierce right through me. Can't you understand, oh my little girl? T come tecnologia. La tecnologia potrebbe rappresentare uno strumento in più per poter garantire ai propri studenti un altro veicolo per esprimersi al meglio, ma anche agli insegnanti per poter essere più incisivi. Chi potrebbe negare che far vedere un film spesso è più produttivo di ore e ore di lezione su un dato argomento? Che ribattere a chi sostiene che la lavagna elettronica può agevolare la visione di filmati di approfondimento, interviste, dibattiti? Insomma, più risorse si hanno meglio si sta, no? Buy it, use it, break it, fix it, trash it, change it, melt, upgrade it, charge it, point it, zoom it, press it, snap it, work it, quick erase it, write it, cut it, paste it, save it, load it, check it, quick rewrite it, plug it, play it, burn it, rip it, drag it, drop it, zip and zip it, lock it, fill it, call it, find it, view it, code it, jump and lock it, surf it, scroll it, pose it, click it, cross it, crack it, switch, update it, name it, read it, tune it, print it, scan it, send it, fax, rename it, touch it, bring it, pay it, U come uggiolare. Uggiolare, sì, il verbo preferito di troppi insegnanti, che ha il suo significato in lamentarsi istericamente, piagnucolare circa la propria condizione esistenziale. Ma perché lamentarsi? Fare il proprio lavoro, portare avanti un ideale, un progetto così meraviglioso come formare dei ragazzi, non dovrebbe forse essere una grande gioia? Certo, se fare l'insegnante è stata una scelta di comodo ripiego, beh, grazie al clacson che l'insoddisfazione e la frustrazione la fanno da padrone. Ci vorrebbe V come volontà. Questo straordinario strumento che ci permette di proseguire sempre e comunque nella direzione dei nostri obiettivi.
questo stratagemma che si rivela facile come alzare un braccio se il cervello ha dato l'ordine. Volere e pianificare agguantano con successo il potere e il riuscire, se viaggiano sovrapposti a edificare i propri sogni. Bisogna dare ai bambini, ragazzi o adulti che siano, cui è rivolto l'insegnamento, il più grande dei messaggi. Che è possibile cambiare questo mondo, che è possibile realizzare i propri sogni, che è possibile e auspicabile incarnare il meglio della propria anima. I'm a scatman. E per concludere, Zeta come Zorba. Avete mai visto il film Zorba il greco? È basato sul romanzo di Nikos Kazantzakis. Ed è la chiave di tutta questa puntata. Per chi non l'ha visto, il film ci dà una panoramica su come ognuno di noi dovrebbe affrontare la vita, attraverso il mitico personaggio di Alexis Zorba, greco di mezza età, esuberante e perennemente ottimista, che farà di tutto per far quadrare gli eventi che coinvolgono la sua vita e quella del suo amico coprotagonista Basil. Non ce la farà, ma alla fine l'amico inglese, colpito dalla tenacia con cui Zorba guarda ottimisticamente alla vita, gli chiederà di insegnargli a danzare. I due, stretti ed esilaranti, daranno vita alla magnifica danza del Sirtaki. Teach me to dance. Will you? Dance? Did you say dance? Come on, my boy. Together. Let's go. Hop. E allora io mi chiedo, non potrebbe essere così anche per coloro che si occupano dei nostri fratelli, nipoti, figli e cugini? Coloro che hanno il compito più importante di tutti? Non potrebbe essere che, nonostante tutte le amarezze del mestiere e i trattamenti meschini della società e del governo, si continuasse a mostrare un irremovibile entusiasmo per la gioia che insegnare rappresenta? Una BC funzionante deve tener conto della passione come prima battuta. Non può avere nient'altro di diverso come primo elemento, per garantire un'efficienza duratura nel tempo. Insegnare è senz'altro un'esperienza ricca di avvenimenti, ma farlo con cura, come si deve, è la priorità. Non deve esserci spazio per cinismo e disfattismo. Vi ho convinto. Hey boys, did you ever see a more splendiferous crash? Eccoci tornati dopo questa lunga traversata. Mi auguro vi sia piaciuta e mi auguro me lo facciate sapere. Preoccuparsi per l'istruzione significa anche attribuire il giusto merito a quanti nella propria vita sono stati ottimi maestri, e io non voglio essere da meno. Vorrei anche però che parte di questo incanto coinvolgesse anche voi. Conobbi l'editor di questo progetto presso la redazione di Inside Out, un vecchio podcast cui presi parte, ed ebbi la fortuna di leggere Un suo sorriso interiore, un racconto facente parte di una raccolta che prendeva il titolo di Inner Smile, che si accompagnava ad una canzone scelta. Sono così innamorato di uno di questi che vorrei leggervelo. Ci terrei molto. Troverete tutti i link di sorta che vi possono tornare utili, appunto nello spazio link del blog. Ma ora voglio leggervi qui. Un piede sollevato, l'inferno e il paradiso a schiacciare le tue spalle. Come pensi possa essere possibile sopportare tanto senza augurarsi di scoppiare in pezzi? Non è facile morire. Non così facile come cadere. Non così facile come strisciare. Non così facile come tenere sollevato quel dannato piede. Oh, how I wish you were here.
Cantalo per ogni grammo di orgoglio allacciato con le stringhe delle tue scarpe. Cantalo per non lasciare che il nodo si sciolga. How I wish you were here. Nell'equilibrio perfetto di una devastante immobilità. Niente a che fare con l'intenzione del passo, con l'appoggio del peso o il sollievo del computer. Puoi ora guardarti intorno. Dimmi, cosa vedi prima di scoppiare in pezzi? Forse su quel trampolino la visuale non è male. No, non è male. La vita potrebbe continuare nonostante il tuo farti statua, assente e impermeabile. Acrobata senza senso dell'umorismo, ti chiamerei patetico. E tu? Rideresti. Puoi ridere, dai. Appoggia quel piede e lasciati maledettamente cadere. Continua a cantare e a ridere se ti fa stare bene. Deve farti stare bene. How I wish you were here. Cantalo per te. Perché tu dove sei? Non ti vorresti accanto ora. Concediti un altro tentativo, amico mio. E poi dimmi che non te ne sei mai andato. Che non avresti mai voluto andare via. Dimmi che è solo una questione di tempo che il tuo dannato piede farà quel passo. E lasciati cadere. Lasciati andare. Lasciati cadere. Oh, I wish. Bentornato, amico mio. Mancavi al tuo specchio. Mancavi alla tua vita. E anche a te. Sì, mancavi anche a te. E ora cambia quella canzone. Cambia quella dannata canzone. Per favore. Ecco, adesso è veramente tutto. Il racconto si intitolava Qui ed è un'opera scritta da Barbara Favaro. A lei i miei ringraziamenti. Così come i miei ringraziamenti vanno alla ciurma di Italian Podcast Network, che mi sostiene e mi accompagna in queste traversate. Ci vediamo alla prossima, naviganti. E se qualcuno ha visto la balena bianca è pregato di darcene notizia per tempo. Saluti, il vostro capitano.